Siamo nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. Io mi chiamo Giovanna Brambilla e sono la responsabile dei servizi educativi. È un incarico che non tutti conoscono, è molto più facile magari sentir parlare di restauratori, curatori. I servizi educativi sono quel dipartimento del museo che si occupa dell'annodare legami tra le opere esposte, le scelte espositive, i vari pubblici o non pubblici che stanno fuori dal museo. Quindi è un lavoro con le scuole, con gli adulti, con i gruppi, con le fragilità, per far sì che le persone non solo vengano in museo, ma ci ritornino e diventino amici fidelizzati della nostra istituzione. Oggi sono qui per parlarvi di una mostra che ha come titolo Ti Bergamo. Ti Bergamo è una scritta che è stata realizzata da un artista rumeno che si chiama Dan Pierjoschi, che è un artista che è stato con noi inaugurando il nuovo ciclo della GAMEC con l'arrivo di Lorenzo Giusti, che è il nostro direttore. In quell'occasione Dan aveva sulle pareti del museo scritto e realizzato dei disegni simili a quelli che vedete esposto qua, perché è un artista che, come dice lui, a colazione prende caffè e giornali e è diventato amico, potremmo dire anche con un certo orgoglio, della GAMEC, e proprio durante i mesi della pandemia ci ha mandato questo messaggio di sostegno e di supporto con la scritta Ti Bergamo. Infatti lui è un artista che gioca moltissimo con i linguaggi e le parole, e questa scritta semplicissima, con un tocco di genialità, sposta la parola ti sulla destra alla fine della frase, in modo tale che subito sotto la T si trova appunto le tre lettere amo, che però fanno parte in qualche modo del nome della nostra città, come se in qualche modo il nome di questa città contenesse un messaggio di affetto e di amore molto molto forte, che lui con appunto questo tratto geniale è riuscito a mettere in luce. Siamo in una delle sale della mostra Ti Bergamo, che è la mostra che la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea ha deciso in qualche modo di dedicare alla città e di usare anche come segnale della sua riapertura nel mese di ottobre. E potremmo dire che è una mostra curata da Lorenzo Giusti, nostro direttore, e Valentina Gervasoni, curatrice, che è una sorta di restituzione alla città di quello di cui ci siamo accorti in questi mesi. Non è, ci tengo a sottolinearlo, la mostra su Bergamo e la pandemia, anzi forse è qualcosa di molto lontano da quest'idea, ma è una mostra su una città che probabilmente anche grazie alla fatica che abbiamo incontrato in questi mesi si è riscoperta comunità e collettività. Quindi è una mostra che vuole essere una ricognizione sulla consapevolezza rinnovata, ma anche su una nuova modalità di vedere, apprezzare, conoscere, riconsiderare il patrimonio legato alle arti figurative che gravita intorno a Bergamo. Quindi è composta da pezzi e opere, potremmo dire, completamente diversi, perché ci sono artisti storici come Trento Longaretti, ci sono gli artisti della generazione, diciamo, dei grandi maestri come Piccoli, come Cresci, come Mariella Bettineschi, ci sono i giovani artisti bergamaschi come Berti e Mastrovito, ma troviamo anche le fotografie del Museo delle Storie di Bergamo, troviamo i giornali dell'Eco di Bergamo che hanno scandito il nostro tempo, insieme anche a opere di produzione che viene chiamata, diciamo così, in gergo dal basso, ma che sono opere magari di giovani artisti, illustratori, che hanno acquistato molta visibilità in questo periodo. La mostra è divisa in numerose sale, ogni sala scandisce un'attenzione a un evento o a un contesto. Ad esempio si parte con la sala stampa, appunto scandita dai giornali e dagli artisti che flirtano un po' con questo sistema di comunicazione che mai come adesso potremmo dire è stato riscoperto. Siamo un paese che si è lamentato per molto tempo di un analfabetismo di ritorno,
nei confronti dei giornali, nei confronti della stampa, con una sorta di scelta di andare su notizie veloci, e ci siamo riscoperti invece città che attinge, che inizia anche a guardare la stampa estera, che inizia a essere anche conosciuta su tutt'altri fronti. C'è una sala che è dedicata ad esempio al discorso educativo e anche al discorso delle giovani generazioni, per cui troviamo numerosi banchi donati dall'Istituto Tecnico Vittorio Emanuele, che ci hanno consentito di creare un'aula, diciamo, in cui tenere delle conferenze, delle lezioni, degli incontri, mettere a disposizione dei docenti, magari non in questo momento ma confidando in tempi migliori, dove è esposto il lavoro di Alberto Garutti, che con un allestimento in Piazza Dante ha fatto sì che ogni volta che nascesse un bambino negli ospedali di Bergamo i lampioni della piazza pulsassero, e quindi ha fatto nel 2003 una ricognizione sulle famiglie che avevano schiacciato il pulsante che aveva attivato i lampioni. E quindi anche qua, appunto, un lavoro che, come dire, non ha nulla a che vedere con questo momento, ma in quell'aula quelle generazioni, no, i 2003, si trovano ad esempio in questo momento, per cui sono continuamente, potremmo dire, in ogni sala tutta una serie di ponti, di passaggi e di stimoli che ci aiutano a riscoprire il nostro passato e a vedere, credo, attraverso quali reti, quali connessioni, quali suggestioni questo passato si collega innanzitutto al presente, a chi siamo, alla consapevolezza che abbiamo e anche al futuro, consentendoci di immaginarci e anche di capire che abbiamo di sicuro molte frecce al nostro arco, molte risorse e di sicuro un contesto artistico ricco, vivace, che ci ha sostenuto e credo sostanzialmente di anche un po' senso alla nostra esistenza. Parto da questa sala, non è la prima della mostra, ma è una sala che in qualche modo, secondo me, racconta l'origine del museo. La nostra città ha una specificità molto importante per quanto riguarda i musei cittadini, o perlomeno quelli che hanno a che fare con la storia dell'arte, perché l'Accademia Carrara, quando nasce alla fine del Settecento, nasce per volontà di questo conte e non nasce come museo staccato dal contesto, semplicemente come contemplazione delle opere, ma nasce come palestra di studio per gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Cioè il conte Carrara crea un'accademia e di fianco un'Accademia di Belle Arti, di fianco un museo dove collezionava fondi oro ma anche artisti contemporanei del Settecento, e dona le sue opere. È stato un dono che ha inaugurato una pratica che potremmo definire virtuosa. Cioè, dopo il conte Carrara sono stati numerosi collezionisti che nel tempo hanno lasciato le loro opere, e così nasce la GAMEC. Nasce nell'edificio dall'altra parte di questo muro, appunto c'è l'Accademia Carrara, e nasce in un monastero, era un monastero delle Dimesse delle Servite. Tra l'altro in mostra c'è un disegno di Trento Longaretti che racconta com'era questo edificio, e in questa piazza l'Accademia Carrara è qua, e qui dietro si può vedere la scuola. Perché parto da questa pianta? Ci si potrebbe chiedere cosa ci fa una mappa catastale in un museo. Non è una mappa catastale, ma è un lavoro di un artista molto noto, di recente, l'anno scorso è stata anche fatta una sua mostra molto suggestiva al PAC a Milano, ed era un'opera esposta nell'ambito delle primissime mostre tenute in GAMEC. La mostra era la mostra ottovolante, e lui ha esposto questa identificazione di un luogo che è appunto una mappa che descrive il territorio che c'è esattamente fuori dal museo, cioè il bordo inferiore della mappa coincide con il luogo in cui noi siamo. Si trovava esattamente dove c'era la finestra del museo che dà sulla piazza antistante, e quindi racconta il territorio al di fuori. È una di quelle opere davanti alle quali chi non è, diciamo, molto versato nell'arte contemporanea spesso scivola su una frase davanti alla quale noi sorridiamo, cioè lo so fare anch'io, soprattutto se magari è un architetto e ha anche dei grandissimi plotter. Bruno Munari diceva: questo lo so rifare anch'io perché qualcuno l'ha fatto prima. L'idea è cercare di capire che cosa significa identificare un luogo con la mappa catastale del territorio. Significa dire che il museo non è l'insieme delle opere esposte al suo interno, ma è la sua capacità di fare rete con il territorio. Ed è stata un'opera, secondo me, ben augurale,
foriera di quella che è stata poi successivamente la politica della GAMEC, nel senso che da subito il museo ha cercato di intrecciare legami col territorio. Il primo legame è stato la mostra, perché l'opera di Luca Vitone è stata donata da un collezionista alla galleria, quindi è diventato uno dei primi nuclei permanenti del museo. Quindi quando la GAMEC nasce, nasce nel segno di una buona stella, cioè della prosecuzione di questo rapporto così forte tra il collezionismo e la città. Essere territorio significa non essere torre d'avorio, non essere, come dire, un museo autoreferenziale che si preoccupa solo di quanto è esposto, ma che riconosce che il senso delle opere che noi abbiamo esposte nelle sale deriva sostanzialmente dalla loro capacità di intrecciare dei legami con chi li osserva. Questo è quello che ci racconta Vitone, e questo è anche un po', potremmo dire, tutto sommato l'anima della mostra, perché quando il museo ha riaperto, il grande interrogativo per noi, ma direi forse per tutti i musei sul panorama nazionale, quelli che hanno un'attività espositiva, perché ovviamente chi ha delle collezioni permanenti come l'Accademia Carrara magari questo problema non deve porselo, ed è stata: che cosa facciamo? Noi abbiamo esposta solo una piccola parte delle collezioni permanenti, che era raccolta Spaiani, e la domanda era: cosa allestiamo su questi piani? Avevamo in programma una mostra che si dovrebbe chiamare Nulla è perduto, che in realtà poi è stata rimandata all'ottobre dell'anno prossimo, che era una mostra molto impegnativa, comportava prestiti internazionali, e quindi ci siamo chiesti quanto era sostenibile in un territorio comunque così ferito ipotecare anche delle cifre così alte per una mostra senza sapere quale sarebbe stata poi successivamente la situazione, no? Se magari la mostra sarebbe trovata a chiudere o non sarebbe più stata aperta. Di qui la decisione di fare tesoro di tutto quello che avevamo monitorato in questi mesi e del dare appunto una forma visibile a questa città che diventa comunità. Quindi direi che il fatto che all'interno di questa mostra sia rappresentata tutto l'insieme della collettività che sta fuori nel corso del XX secolo e del terzo millennio sia forse la risposta migliore che potremmo dare all'opera di Luca Vitone. Come museo noi abbiamo un rapporto molto forte con non solo con le scuole, con gli adulti in formazione, ma anche con i contesti dell'alta formazione, così come della fragilità e della casa circondariale. Quindi l'idea di museo come territorio direi che è appunto nelle nostre corde. Ci troviamo adesso vicini alle grandi fotografie di Gabriele Basilico, un fotografo italiano famoso anche a livello internazionale, che alla fine degli anni 90, proprio nella nostra città, è venuto a fare una ricognizione di tutta una serie di spazi. Qui in mostra abbiamo le poste, la stazione delle autolinee, la Reggiani, abbiamo Via Angelo Mai, abbiamo la Rotonda dei Mille, Crespi d'Adda, il Provveditorato, quindi Piazza della Libertà, e sono tutte immagini dove non si trovano delle figure umane. In che cosa quest'opera, potremmo dire, è collegata all'opera di Luca Vitone? Siamo in una sala dedicata alle strade che appunto si incontrano, le strade che si percorrono, e quindi da un lato la relazione con gli spazi. Dall'altra parte Luca Vitone racconta uno spazio mentale disegnato, percorso misurabile, mentre Gabriele Basilico invece fotografa uno spazio cittadino o comunque delle immediate vicinanze della città, come può essere ad esempio Crespi. Adesso noi probabilmente abbiamo fatto un po' l'abitudine, il nostro occhio si è misurato con la solitudine degli spazi. Forse nessuna immagine è stata veicolata così tanto da droni, spot, telegiornali come quella dei grandi luoghi della città, quelli solitamente affollati, dove brulica la vita, dove palpitano le vicende umane, dove ci si incontra e ci si scontra, immediatamente resi vuoti, no, dalla necessità di stare all'interno. Ecco, in questo caso il lockdown non c'entra, cioè è stata una scelta voluta, e quindi bisogna anche, come dire, imparare a leggere le immagini che abbiamo davanti contestualizzandole. Quindi se da un lato magari guardando queste immagini abbiamo il portato dell'esperienza più recente, dall'altro lato il museo proprio come luogo di formazione ci educa ad attribuire dei nuovi significati.
i luoghi appunto ripresi da Basilico, come quelli che appunto sono stati poi promossi anche durante il lockdown, sono tutti luoghi della collettività, luoghi dove ci si incontra. Pensate ad esempio al Palazzo delle Poste, che è una sede dove si va se si vuole comunicare, trasmettere, mantenere dei legami, contattare qualcuno, oppure il piazzale delle Autolinee, dove è di nuovo un posto dove si arriva, dove si parte, dove ci si incontra, oppure il Rondò di Piazza dei Mille, oppure appunto via Angelo Mai, che è una via frequentatissima, oppure Crespi e la Reggiani, che sono luoghi di produzione. Crespi non solo sito UNESCO, ma anche una delle sedi più importanti di questo paternalismo industriale illuminato, appunto, dell'imprenditore Crespi. Quindi luoghi di produzione, luoghi di sentimenti, luoghi dove non necessariamente legati a un'età anagrafica precisa, eppure sono deserti. La scelta, forse facciamo qualche eccezione per qualche persona alle Autolinee, che non sono mai decisamente deserte. La scelta di Gabriele Basilico è questa: lui dice che anche la presenza di una sola persona in uno spazio architettonico dà l'idea della solitudine, del vuoto. L'unica persona in una piazza, l'unica persona in una strada, è come se fosse una specie di relè che attiva degli altoparlanti mentali che riverberano questa sensazione di assenza, e questo fa sì che lo sguardo dell'osservatore si concentri proprio su quello che manca all'interno dell'opera. Invece lui dice, se si reagisse, si opera in modo completamente diverso. Quindi se la persona non c'è, allora in quel caso ad essere veramente protagonista dell'opera d'arte è l'architettura, che diventa sensibile, visibile ai nostri occhi, che comunica, che forse per la prima volta può essere guardata quasi con uno sguardo vergine, non modificato dal via vai delle persone che in qualche modo ci distraggono, e quindi essere esplorato e percepito per com'è. Forse davanti a nessuna immagine così come a queste, che sono in bianco e nero, quindi non in bianco e nero per trasmettere un'idea di antichità, ma perché il bianco e nero da sempre nella cronaca, nei giornali, è un po' il colore del documentario, no? Di quelle immagini che in qualche modo vogliono fermare la storia, trasmetterci la verità di quanto è stato rappresentato. E quindi appunto in queste immagini forse noi per la prima volta guardiamo alcuni luoghi con un occhio nuovo. Sono opere che hanno 20 anni, e di nuovo, un po' come per il lavoro di Luca Vitone, testimoniano la relazione che non solo il collezionismo, ma l'intera città ha con la GAMEC. Questo perché? Perché l'opera è stata, diciamo così, commissionata e finanziata dall'ANCEM, quindi dall'Associazione Nazionale Costruzioni Edili della sezione di Bergamo, che ne ha fatto dono al museo. E anche questo è un elemento che al museo piace ricordare, ed è anche una delle ragioni per cui abbiamo detto questa mostra non è una ricognizione sull'immediato passato, ma è un riannodare fili che attraverso gli anni dal Novecento ci portano appunto al terzo millennio, perché ci racconta come chi ha costruito la città, chi si prende cura degli edifici della città, in qualche modo ha voluto lasciare un segno artistico da un lato della loro attività, ma dall'altro lato dell'attenzione che si ritiene che un museo debba avere nei confronti appunto della città, degli edifici, dell'architettura. Quindi donano, come dire, il loro sguardo sulla città, e il museo, accogliendo questo dono, si fa carico e si fa portatore di quella che è la percezione e la fruizione della città da parte della collettività. Quindi, di nuovo, non opere da guardare pensando a che cosa manca, ma pensando quali edifici e quali connettori di persone e di scambi ci sono nel territorio che abitiamo. Siamo nell'ultima sala della mostra, quella che idealmente saluta e quindi dà il congedo al visitatore, ed è una sala molto suggestiva ai visitatori che sono venuti in museo e che l'hanno vista, che sono rimasti per tutta la durata di questo film nella sala, l'hanno trovata molto commovente. È un'opera di un duo artistico, il duo dei Masbedo, che hanno fatto questa scelta. Hanno lavorato su questo dipinto che si trova in Accademia Carrara. È un dipinto di Pellizza da Volpedo, probabilmente molti di voi lo conoscono, se no credo che basti ricordare che è l'autore del famoso Quarto Stato.
E Pellizza da Volpedo, in un momento della sua esistenza, mentre a Parigi, viene a sapere della morte della sorella. E quindi in quel momento, per raccontare il dolore che prova per una perdita, mentre si trova proprio per vicende biografiche lontano dai suoi cari, quindi nell'impossibilità di stare vicino alle persone che ama, appunto il risultato è questo dipinto, Santina Negri, la Mondella posa, con questo sguardo, con gli occhi rossi per il dolore, questo libro aperto, questo fiore secco al centro, come chi scorato si lascia andare a un dolore silenzioso perché è venuto a sapere della perdita di una persona cara. I Masvedo appunto hanno detto che guardando quest'opera loro non hanno potuto fare a meno di sceglierla, perché hanno sentito, l'hanno detto anche in un'intervista, la ferocia del dolore, di questo dolore che non dà scampo. E hanno deciso quindi di fare un doppio lavoro. In una sala hanno realizzato un video girato lungo la Val Seriana, dove con dei manifesti grandi di quest'opera hanno dialogato con le persone delle varie comunità e dei vari paesi che percorrevano, che come sapete sono su questa linea rossa del Covid nei paesi più toccati, anche al centro di un dibattito tuttora molto forte su cosa conveniva e cosa non conveniva fare, sollecitando comunque le persone ad appropriarsi di questi manifesti e ad affiggerli alle pareti. Questa scelta perché? Una scelta di dialogo, ritorniamo sempre alla fine all'opera di Luca Vitone, no? Il museo è il suo territorio, il museo è sostanzialmente la sua capacità di dialogare con il territorio, e quindi questa scelta è stata una scelta di condivisione con la popolazione segnata di questa valle bergamasca di un'immagine così profonda del dolore. Quindi l'idea che il luogo dove per primo viene in qualche modo condiviso un dolore è la collettività. Senza la collettività, sembrano dirci i Masvedo, manca qualcosa. L'elaborazione del lutto non è mai una pratica privata, ma è una pratica sociale, collettiva, che consente il confronto, consente la vicinanza e consente il conforto. Questo video, che appunto chiude la mostra, è l'altro lato della medaglia. È stato chiesto una guida alpina, questa è anche la ragione per cui vedete questo signore camminare con un'invidiabile scioltezza, di caricarsi sulle spalle ovviamente la riproduzione del dipinto di Pellizza da Volpedo e di fare in solitaria questa ascensione fino ad arrivare al picco della Presolana. È quindi un altro modo di affrontare il dolore. Nel primo video con la collettività, in questo video invece il racconto è un cammino che potremmo dire quasi liturgico, molto molto simile a una processione, sembra quasi rifarsi al dire ognuno ha la sua croce, no? Per dire è vero che è importante la relazione con la collettività, è vero che il lutto trova in qualche modo una capacità di essere gestito ed elaborato nel confronto con gli altri, ma è anche vero che comunque ognuno di noi ha una sua modalità del tutto personale di confrontarsi con la sofferenza. Quindi di portarla con sé in un cammino che può essere lungo, breve, complesso o più semplice, di sicuro non facile, di sicuro che comporta sforzo, fatica, in cui però, così come quest'uomo sale lungo questa montagna per arrivare a un obiettivo che è quello della vetta, dove fra l'altro simbolicamente appunto in cima alla Presolana c'è una croce, altrettanto appunto in questo cammino, portando sulle spalle quest'opera, l'ascesa corrisponde anche a una necessità di fronteggiare senza nessuno vicino un dolore, una fatica e una perdita. Credo che chiudere la mostra in questo modo però non sia chiuderla nel segno della tristezza, perché quello che compare in questo video
è qualcosa che fin dalla metà, potremmo dire, dell'Ottocento, dal viandante sul mare di Nebbia di Friedrich, è stata la relazione titanica, eroica dell'uomo con la natura, per cui la mostra non si chiude con una nostalgia, con una resa e con una fatica, ma direi che anzi si chiude con una vittoria su se stessi, una conquista e una altissima, estrema rivendicazione della capacità che l'uomo ha nell'arco della sua esistenza di affrontare i momenti più complessi e in qualche modo di poter andare avanti, che forse è anche una caratteristica delle persone di questa terra, della loro determinazione e della loro capacità di riprendere anche dopo quello che è successo. Quindi, come abbiamo detto prima, una mostra che parte dal passato, si confronta con quello che ci circonda, ma vuole essere una porta spalancata con speranza, anche, diciamo così, buon augurio e, appunto, dicevo prima, determinazione sul futuro che ci aspetta. La mostra è una mostra che ha ingresso gratuito, di nuovo torniamo alla scelta del dono, perché si riteneva e si ritiene che fosse importante salutare il ritorno delle persone nuovamente nei musei attraverso, appunto, la gratuità dell'ingresso. È una mostra fatta da artisti bergamaschi, da giovani talenti bergamaschi, è una mostra che vuole parlare al cuore della città, e proprio per questo il desiderio molto forte era che in nessun modo ci potesse essere un ostacolo alla visita, alla frequentazione, e soprattutto, che è una cosa sulla quale noi continuiamo a incoraggiare il pubblico e su cui ovviamente invitiamo tutti quelli che ci stanno guardando, appena i musei riapriranno, a venire e a tornare, perché credo che sia una mostra che valga la pena vedere più volte, in più occasioni, pensando che ogni volta che si torna in museo si possono sempre riscoprire dei significati nuovi.